fare il fumo. Scusa, ho la macchina del fumo. Dai, facciamo l'effetto speciale. Che effetti speciali! È la macchina del fumo! Benvenuti ragazzi! Bentornati! Italico Live Show. Chi? È tornato alle vita come ogni sabato. L'appuntamento imperdibile per tutto l'inverno, per tutta l'estate, per tutta Per sempre. Lo dice la parola stessa, è vita per tutta la vita. Questa sera sono particolarmente orgoglioso perché vedete la nuovissima inquadratura. Abbiamo comprato un'apparecchiatura nuova. L'idea l'hai avuta tu, Gigi? L'idea l'ho avuta io, ma lui ci aveva già pensato. Questa inquadratura nuova che fa modo, fa sì che voi vediate la il logo delle vite per farvi vedere che siamo realmente alle vite. Siamo sabato 16 febbraio 2013. È passata la festa degli innamorati. San Valentino. Cosa hai fatto a San Valentino? Niente. E tu cos'hai fatto? Allora facciamo un augurio speciale a tutti gli amici di Italico Live Show che ci stanno seguendo e che innamorati e non. Come ho scritto anche su Facebook, Facebook è il nuovo social network. Un augurio a tutti quanti, perché sicuramente di qualcosa o di qualcuno siete innamorati. Ma ho visto, sei proprio saggio. Sabato 16 febbraio, come dicevi tu, esatto. Io direi andiamo qua dentro, fa anche freschetto perché andiamo ci dentro. Sono i DJ, ci sono i vocalist. C'è tutto quanto da presentare. C'è la patata. Sì, ce n'è tanto stasera, ci piace tanto qui alle vita. Vorrei salutare chi? Ciao amore. Ciao amore. Dai, ci vediamo tra poco. Resta con noi. Perciò lo presentiamo fra pochissimo. Sì. Lorenzo Doria. Di solo ciao. Cosa? Di solo ciao. Ciao. A tra poco l'intervista. Mi stanno contagiando, sono scemo anch'io adesso. Principe Giovannelli, benvenuto a Italia. Benvenuti a voi, benvenuti a tutti. Senti, volevo che ci raccontassi cosa è successo ieri qua alle vita. Ma ieri sera è stata una serata cosiddetta VIP. C'erano due ospiti di 100 vetrine. Ah, bello. C'era Sara Zagner e Aaron Morzetti. Leggili meglio perché dove ci sono? Noi programmi. Si era preparato i nomi, eh. No, non mi ricordavo. Dovevo studiare tutta una. Io conosco anche chi se li scrive nelle mani i nomi. Non ho niente scritto sulle mani, Noi conosciamo una ragazza che scrive sulle mani. Chi è? Jenny scrive sulle mani. Per fa l'astrologa. È un'astrologa. Allora, com'è andata ieri sera? Comunque c'è stata questa serata, c'erano molti fans di questi due protagonisti di 100 vetrine, per tutti quelli che seguono appunto la soap. E quindi è stata una bella serata. Questi c'erano due ospiti. C'erano anche molti tuoi fans. C'erano anche molti miei fans. C'era stata una sfilata di moda, di abiti da sposa e non, e anche i due ospiti hanno presenziato a questa sfilata. No, i due ospiti hanno solo fatto da presenza. Ricorda, saluto tutti gli amici di Italico di seguirci ogni lunedì notte sul canale 633 613 del digitale terrestre. Se invece vuoi andare alle vita, quando ci puoi andare? Ogni venerdì, sabato e domenica sera. E trovi? Trovi me, ma anche loro e tutta una serie di persone. Perfetto. Grazie a tutti, ci vediamo ciao. Tra poco. Ciao. Rimani con noi. Siamo nel privé in console direttamente e questa sera ho il grandissimo piacere di presentarvi uno dei DJ più famosi d'Italia, del mondo. I suoi remix e mix sono copiati da tutti, tutto l'universo, da tutti quanti. Lorenzo Doria! Ciao ragazzi! Come stai, Lorenzo? Tutto perfetto. È lui Lorenzo Doria? No. Lui mi ha detto che era lui. No, lui è quello che li copia le canzoni su internet. Secondo me è lui. Ragazzi, già ho crisi di identità, ma io chi sono? Tu chi ma sei? Chi sei? Boh. Ma te lo chiedo di tanto. No, io sono Lorenzo Doria. Allora tu chi sei?
Allora, tutti anche sei. Lui. Allora, anche... sai, mi... sì. Ah, beh, beh. Abbiamo due abbiamo due Lorenzo Dori al prezzo di uno. Va bene. Perciò dovete dividervi il cachet. Uno bastava, uno bastava e avanzava. Però. Bravo, bravo, perfetto. Allora Lorenzo, che musica metterai? Che musica metterai questa sera? Stasera rimarremo come al solito, stando nel privé, sull'house, in modo tale da. Vabbè, io me ne vado, grazie. No, invece, invece qualcuno che metta le luci. Ah, ok, ci penso io. No, invece volevo chiedere a te, cosa fai stasera? Io metto le, faccio le luci, mi concentro sulla strobo, non bevo, lo sai che non bevo perché io guido. E bevo Coca-Cola. A meno che, no, se mi portate a casa devo voi, dirti che il clone di Lorenzo Doria è uno dei pochi che non beve qui alle Vita. No, perché no. Dà il buon esempio. Lui. Ciao a tutti gli amici di Italico Live Show, sperando che Steno ci lasci e non ci mandi più. Io sono Alessio Cao, l'IJ delle Vita. Un saluto da Lorenzo Doria. Ciao, ciao Molino, con... ciao Steno. Questa sera alle Vita con Music c'è Dani Gandelli. Santa roba! Come stai? Bene. Ben ritrovato e bentornato qui alle Vita. Grazie, un gran piacere. Ieri sera a Pineta, stasera Vita, una Vita a Pineta. Top, top, bello, bello. Stasera una console da urlo. Ah, cioè, tu stasera, esatto, mi avvolgo col cookie. Stasera a spacco. Poi mi conservo. Ciao! Avevo parlato anche di te. Sì, stavo dicendo che ci avvolgiamo col cookie e ci conserviamo. Sempre sì, giovani, belli. Abbiamo appena cominciato sabato notte Vita. Maurino, Steno, Italico Show, Dani Gattelli, no, ma... ci siamo tutti. Ma scusa, la tua amica, quella dell'altra volta che vuole la musica, è sparita, non c'è più. Ragazzi, vado a cambiare il disco io. Ma no, ma perché tu l'hai vinta? Ho vinto sul serio. Belli, belli. Dani Gattelli, hai vinta. Io te se va. Guarda, si è salvato in corner. Perché? Perché ci hanno chiuso la porta che va dietro il bancone e noi volevamo andare a vedere un pochettino stasera quali cocktail aveva da portare. Non hai capito, l'hanno chiuso dentro. L'hanno chiuso dentro? Sì, l'hanno chiuso dentro. Cioè non uscirà mai. No, stasera esce scavalcando il bancone. Voglio proprio vedere. Ma come? Senti, iniziamo a chiedergli se ci fa vedere come si fanno i cocktail. Ma la solita scusa per scroccare da bere. Bravo. Bene. Arriviamo. Arriviamo, un attimo solo. E questa sera vogliamo uno dei tuoi fantastici cocktail. Hai scelto quale? Una scelgo io. Io sono pericoloso, eh. Ci piace molto questa cosa. Luigi, segui un po' come si fa a fare i cocktail. Anche perché forse non ti ricordi, ma adesso sei un po' bene. No, si ricorda. Avevo segnato sul calendario. Non volevo venire a lavorare stasera. infatti l'hanno chiuso perché se no sarebbe scappato. Adesso c'è qualcuno. Va bene. Adesso ci va a vedere un cocktail. Hai scelto cosa? Scegli tu. Io... guarda, sai cosa? Voglio assaggiare il cocktail di James Bond. È lunghissimo, comunque per te posso fare questo. Vediamo. Per me quello che vuoi. Un cocktail, quindi. Agitato, non mescolato. Sei fantastico. Ho visto l'altro giorno. Il fantastico cocktail Martini, sei sicuro? Sì, sì, assaggiamo. Hai mangiato qualcosa? Sì, è forte. Sì. È una specialità della casa per chi ha appena finito l'astinenza. Bene, allora lo voglio provare anch'io. Vediamo. Dai. Allora, io sono rimasto affascinato e incantato dalla preparazione, quindi adesso resta solo la degustazione. È arrivato il momento.
Allora, aspetta. Hemingway era un saggio. Culturale. Bravo. Era un saggio perché tutto quello che si sovrapponeva all'alcol era di troppo. Ma prima cosa hai fatto? Hai fatto insaporire il ghiaccio? Sei fantastico, col Martini Dry, per dargli quella punta di secco. Intanto è eccezionale. Voglio assaggiarlo. Ma sai che... Io pensavo dalla preparazione comunque di sentirlo molto più forte, invece è gradevole. Lo bevi facilmente. Comunque questo è mio, scusa. Aciderbolina. Allora, molto velocemente, ci ricordi che cosa c'era dentro? Cioè, il ghiaccio viene insaporito di Martini Dry. Nello stesso ghiaccio viene versato il gin. Più è buono il gin, più è buono il cocktail Martini. Noi abbiamo utilizzato il Tanqueray per la speciale occasione della tua interruzione di astinenza. Io e le mie papille gustative apprezzano e ringraziano. Il segreto, dice il saggio, è che più è ghiacciato il bicchiere e più è buono il cocktail Martini. Non avendo l'oliva a disposizione mi sono accontentato del twist di limone, come diciamo, dice che l'oliva il profano. Insomma, noi abbiamo messo la scorzetta di limone che ha fatto la sua parte degnamente. Che non l'ha chiamata scorza di limone, ma l'ha chiamata twist. La twist. Perché? Ragazzi, siamo mica all'osteria a quattro galli, siamo alle vite. Ma io te l'ho detto che bravo. Che cavolo. Stavo pensando, questa qua è la prima puntata della rubrica Un cocktail a settimana. Dennis faccio un cocktail, la chiamiamo. Io saluto tutti gli amici di Italico Live Show, venite perché Steno dopo la sua astinenza ha apprezzato le abili arti amatorie del nostro staff. Assolutamente, perché le vite è le vita. Eh sì. Ci vediamo più tardi, resta con noi. Ciao. Corso di taglio e cucito, c'erano le ragazze che erano qua intente a chiacchierare. Allora stasera, come vi abbiamo già detto, formazione a diamante. Allora, con chi è un segreto? Allora, ho il padrone di stare in vista perché stai facendo pubblicità. No, me l'hai portato tu. Pensavo che volevi sposarmi, me l'hai portato tu questo giornale qua. Era una proposta, ho detto mi sposo, tu con chi? Fai finte, tieni, il giusto giornale non lo voglio più, basta. Ma non mi sposo più, sono ufficialmente single. Vi aspetto tutti alle vita. Numero, vai. Quando vuole. Vi aspetto qua. Noi siamo tutti single. No, tutti io single. Fidanzata. Loro non devono essere riprese, non servono. Ma perché tu aspetti me, amore, dì. Sì, io aspetto lui che non mi vuole. Sto parlando io! Grazie Dasha, grazie. Ciao!
Ari, come stai? Meno male che ero io quella che prende il microfono, non lo molla più. Come stai? Bene. Anche tu ti sposi? Io no, non ci penso neanche, no. Vuoi salutare qualcuno? No, ciao, volevo fare una domanda a Seno, posso intervistarti una volta io? Volevo chiederti come mai sabato arrivi con sta faccia qua? È questa, oh. Sei mai uscita con noi un venerdì sera? No, però mi stava incuriosendo la cosa, quasi quasi, allora, se mi invita vado. Un venerdì sera sei il nostro ospite e ti facciamo vedere come ci divertiamo. Che come una tigre. Sì, ma lo so, ma abbiamo già fatto sabato. Infatti io ho già detto, costo di più se mi porti a bere qualcosa che a cena. Volentieri. Però, vabbè. Comunque dicevamo, ieri sera invece ne abbiamo avuto gli ospiti di 100 vetrine. Bello. Abbiamo avuto Sara e Aaron, che Aaron mi ha detto che era single, ha fatto un appello alle ragazze singles. Ah, e ti sei fidanzata con lui? Mi sono fidanzata con lui. Adesso sto scherzando, figurati un po'. E ti sei fatta scappare un altro treno, comunque va bene. Treno? Un autotreno. Parlavamo di 100 vetrine, ma sto scherzando, l'ho messo in panchina, diciamo. La serata di ieri sera. No, ieri è stato molto bello, ci siamo divertiti un sacco anche noi. Abbiamo avuto i due ospiti, hanno fatto serata un po' con noi, ha fatto due autografi, vi aspettiamo alle vite, venite a trovarci e un saluto agli amici di For Music. Bravo, bravo. E salutiamolo, ciao. Ciao amore. Se voi volete venire e star bene, ovviamente insieme a noi, insieme ad Asha che mi sta guardando male, mi sta minacciando. Allora dovete venire solo ed esclusivamente alle Vita e salutiamo sabato sera ovviamente, anche venerdì e la domenica super cocktail, delicious cocktail vi aspettiamo. Se invece volete ballare un liscio venite di martedì, tanto c'è sempre Annina che balla con voi. Esatto. No, liscio ancora no, grazie, sono ancora un po' troppo giovane. Dai, lascia che va. No. Si sta organizzando, no, no. Però. Tra qualche vent'anni. Ariane. Ragazze, Sasha, Anna, Arianna, quando volete venire in trasmissione sarà un onore. Lei ha detto che vuole che alziamo il telefono e mi chiamate. Aspetta. Tu chiami Anna? Ma ragazzi, se non sono matti, l'avete alzato? Se non sono matti non li vogliamo. Ci vediamo più tardi. Ragazzi, resta con noi! Resta con noi! Salvato. Vi aspettiamo! Dolce ragazza, mammazza che vuole tanto bene, pochino con Nettino! Vabbè, ciao! Ciao! Ciao Gigi! Ciao! Ciao! All'entrata delle Vita, tanta gente che sta arrivando e siamo veramente in grandissima forma stasera. Abbiamo visto i nostri barman, abbiamo visto i nostri DJ, i nostri vocalist e adesso facciamo anche fare un saluto veloce a tutti i ragazzi della sicurezza che lavorano qui alle Vita. Ciao Ale! Ciao! Come stai? Tutto bene? Tranquillo, nel lavorando. Grazie. Quando mi parli in spagnolo cubano io impazzisco. Ah sì, ti ricordi qualcosa, dai. Esatto. Buona serata a tutti, un saluto. Ciao. Vieni Gigi, vieni, guarda qua. Un saluto veloce. Ciao a tutti. A tutti gli amici di Italico Live Show. La serata ormai è partita, stanno arrivando tutti, Buon lavoro. Grazie. Allora. No. Vieni Gigi, guarda chi abbiamo qua. La signora Rosetta Evita. Guarda che è figo. Ti ho già detto che successo strepitoso che tu hai. Però quando guardano il programma ci chiedono tutti quanti, ma Rosetta quando arriva all'intervista? Sempre. Perché è diventato veramente un po'
una parte importante. Meno male, dai. Così all'inizio c'è. Avevamo il principe Giovannelli. Ah, non c'è più? L'abbiamo tagliato. L'abbiamo tagliato. Poverino. Senti, mi racconti velocemente cosa è successo ieri sera? Ieri c'è stato un bel flusso di donne per Aaron, che è stato bravo e simpatico, e anche Sara è stata bravissima. Loro dove lavorano? 100 vetrine. Tu lo guardi? Beautiful poco. Mi attira di più. Ah, ecco, sei più per beautiful. C'è più muscoloso. Tutti i venerdì, sabato e domenica qua. Dovete chiamarla però, sì. Ci lasci il numero? Sì. Vuoi dirlo in diretta? Ciao, resta con noi, Italico Live Show. Siamo ancora qui alle Vita, è un sabato sera. Riproviamo con la nostra solita freddura. Proviamoci. Tu li sai i nomi dei sette nani? Sì. Me li puoi dire? No. Perché? Perché devo andare, scusami. Ciao. Gigio mi ha abbandonato. Sola e sconsolata con i nomi dei sette nani. Ciao ragazzi. Pisolo, cucciolo, mammolo, brontolo, eolo, dotto, manca uno, stronzolo, no. Dammelo, gongolo, no, ne manca uno, eolo, l'avevo detto, no, sì. Siete dimenticati eolo, sono sette. Bravissime ragazze, un saluto agli amici di For Music, ciao, ragazzi, sabato sera è Vita. Mammolo, penso ai sette nani. Bravissima, me li sai dire i nomi? Oh mio Dio, ok, allora, mammolo, brontolo, i sette nani, mammolo, brontolo, ti aiuto, cucciolo, pisolo, eolo, gongolo, dotto, sono un genio, posso fare Biancaneve perché ho gli orecchini rossi, ho gli accessori rossi. Però diciamo la verità, la tua amica biondina ti ha un po' aiutato, eh? E vabbè, ma le amiche esistono per questo. Ha proprio ragione. Ragazzi, mi fai un saluto agli amici di Italico? Sì. Un saluto a tutti, buona serata, buon sabato, buon weekend. Mamma, buon anno, siamo inizio anno. Che donna meravigliosa. Buona Pasqua, perché ci avviciniamo a Pasqua, non lo so più cosa dirvi. Va bene, ragazzi, abbiamo trovato un'altra nostra amica. Potresti... Se vuoi io te lo do, te lo no, 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 la prossima sì, dai. Ok, va bene. Cucciolo, brontolo, gongolo. Ragazzi, le ragazze alle Vita battono i ragazzi 3-0. Un saluto per i nostri amici di Italico. Ciao. Perfetto, ciao. Brontolo, mammolo, cucciolo, pisolo, pisolo, eolo, dotto, dottolo, dottolo, dondolo, gongolo. I nomi dei sette nani li sai? In questo momento no. Ci proviamo? No. Alessandro, Fabio e poi gli altri sono in giro. Se io ti dicessi cucciolo. E io ti chiedo subito il numero di telefono. Pisolo, cucciolo,
Mammolo, Brontolo, aiutami tu, stai, vieni. E poi non lo so. Dai, Dottolo. Dottolo. Eolo. Dondolo. Dondolo. Gongolo. Gongolo. Senti, con questi meravigliosi occhiali mi fai un saluto agli amici di For Music? Di? For Music. Ciao amici di For, buona serata. Brontolo. C'era Ciucciolo, c'era Ciucciolo. Cucciolo. Cucciolo, Cucciolo. Ciao For Music. Ragazzi, ragazzi, adesso proviamo ad entrare dall'altra. Non puoi passare, non passare di là. Devo passare di là? No. Sei sicuro? Non posso passare. Non posso passare. No. Sì, già, mi hanno rimbalzato di là. Proviamo ad andare di là. Non rimbalzo di là. Qua non ti passo. Scusa, ma di là. Tu sei uno o due? Io fai tutte le parti. Un po' qua, un po' di là. Gigio, ritorniamo di là. Sì, come ogni sabato sera, eccoci qua. Senti, visto che stasera ho fatto due o tre domandine un po' particolari, te la pongo a te. Mi sai dire i nomi dei sette nani? Genilo. Tienilo, Stenilo. Stenilo. Paolo. Paulilo. Paulilo. Gigio. Gigiolo. E chi più ne ha più ne metta. Ci è andato dai te, il nostro amore. 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 Senti, ricordiamo i nostri amici dove ci troviamo e dove ci possono vedere? Ci possono vedere tutti lunedì sera su For Music TV, canale 613 del Digitale Terrestre, o Ecco Bobo, o in streaming su www.formusic.tv. Oppure sul canale YouTube di Italico Live Show. Italico, mi raccomando, con la Y finale. Italico. E come ogni sabato sera invece potete trovarci, potete venire a divertirvi qui alle Vita Cavaler Maggiore. Ragazzi, mi raccomando, ciao. Ciao. Hai capito? Speriamo di vederci presto. Restate con noi. Ti posso dire una cosa? Dai, Rigatelli, direttamente la Pineta. E questa notte ci siamo. Ancora è vita per tutta. C'è Jenny che parla senza microfono. Non si sa. Non l'ha capito. Invita la in trasmissione. Senti, cosa fai tu di lunedì sera? Cosa fai tu di lunedì sera? Sono venuta a divertirmi. No, no, di lunedì sera tu cosa fai? Di lunedì sera? Niente, sto. Allora, sei invitata lunedì sera al nostro programma televisivo che si chiama Italico Live Show. Vuoi venire? Oppure il mio compleanno, lunedì.
incazzando, mi sto incazzando. Amore, io amo solo te. Io no, io amo te e tutti gli altri. Per non sbagliare, vi amo tutti. Lascia ama tutti. Potrebbe essere il titolo di un film. Non voglio far soffrire nessuno per quello che amo tutti. Oh, sono Steno Torino e vado avanti fino al mattino. Chi? Steno Torino fino al mattino. Chi? Prendiamo da bere. Okay. Voglio una Belvedere. Cameriere in console, grazie.